Ciao Rane. Ciao Rane. Qui Bengala Fire, rock and roll. Allora, come stiamo, ragazzi? Stiamo bene. È uscita Jack. E adesso ve la raccontiamo passeggiando. Allora, Jack è il nostro primo singolo in italiano. Dopo che Manuel Agnelli ci ha rotto le palle per mesi per scrivere in italiano. E ha fatto bene. E c'aveva ragione, assolutamente ragione. E abbiamo cominciato a scrivere in questa lingua magnifica che è la nostra, che non ci avevamo mai pensato. Ed è molto bello. Cioè, quello che succede con la lingua è che, oltre ad avere una certa presa sul pubblico, ha anche una certa presa su di noi, o no? Sì, assolutamente, posso solo condividere. Lo senti, you feel it. Esatto. Si sente molto di più, è vero, è una cosa molto bella. E Jack, di cosa parla Jack? Jack parla di questo ragazzo, Jack, che praticamente vive uno stato di, così, di immobilità, di torpore mentale, di quarantena, ma che è nella sua testa. Cioè, si rifà ovviamente un po' all'immaginario del lockdown, del Covid, che fortunatamente sembra stia finendo, però Jack è uno che appunto vive questa quarantena dentro di lui, non tanto nell'esterno, quindi non sa che cosa fare della sua vita e passa il tempo immobile. E com'era l'espressione, com'è che si dice? Meno fai, meno faresti. Apatia, non so. Sì, no, era questa che non so mai come dire. Più non fai. Sì, meno fai, meno faresti. Cioè, diciamo che si trova un po'. Esatto, in un circolo vizioso in cui non riesce a uscire da questa sua situazione. È un po' un ragazzo irrisolto che non riesce a trovare la propria strada. Esatto. Storia che accomuna qualsiasi persona, insomma, credo, del mondo. Sì, noi compresi, insomma, esatto. Tutti abbiamo avuto un periodo un po'. Madonna. Così. Dalle nostre parti si dice un periodo demona. E quindi niente, speriamo che vi piaccia. A noi piace. Allora, continuiamo la nostra passeggiata e passiamo alla prossima domanda. Stiamo per tornare dal vivo. Finalmente, raga. Finalmente, direi. Finalmente, dopo 2 anni di assenza dai palchi, per fortuna X Factor ci ha dato la possibilità di suonare un bel po', diciamo. Esatto. Siamo veramente contenti, venerdì 22 aprile, cioè venerdì di questa settimana, iniziamo alla Latteria Molloy di Brescia, che tra l'altro è un posto super storico, super simbolico, siamo veramente molto contenti, è la prima volta per noi, okay. E cazzo, veramente bello. Sverginati dalla Latteria Molloy. Perfetto. Ricordiamo, 22 aprile Latteria Molloy Brescia, 24 aprile Traffic Roma, 27 aprile Milano, 30 Roncade... E dopo guardate nel nostro Instagram. Beh, grazie per avermelo ricordato. Forse è veramente, veramente preparato. Bravo. E insomma, inizia il tour e cosa potete aspettarvi da questo show? Beh, innanzitutto un sacco di casino, per dirla molto, molto terra a terra. Cioè. Casino organizzato, però. Sì, no, anche disorganizzato, casuale. Sinceramente. Però, insomma, quindi tanto rock and roll. Stiamo preparando un bello show, diciamo. Bello che non sia proprio, esatto, che non sia una successione di canzoni, ma che sia una cosa organizzata, insomma, ovviamente prendendo spunto dagli artisti che ci sono sempre piaciuti e cercando di fare, insomma, una cosa che la gente si ricordi, no? Che esca dal club dicendo ho visto una bella figata. Un'esperienza. E quindi non vediamo veramente l'ora di vedervi sotto il palco. Allora, è passato un po' di tempo ormai e c'è un ricordo, me l'ha tirato fuori Lex, che è effettivamente veramente un bel ricordo. Cioè, allora, noi avevamo 2 camere da letto in albergo lì mentre stavamo, siamo stati per 2 mesi e mezzo lì a Milano per X Factor. Divisi così. Eravamo, esatto, io e Lex, Orso e Borto. E le nostre camere davano sul forum di Assago. Cioè, vedevamo questo mostro di cemento, tra l'altro abbastanza brutto da fuori, enorme. Di fronte, e quindi per settimane e settimane noi dormivamo lì e ogni mattina vedevamo questa roba fuori dalla finestra. Nel frattempo andavamo avanti con le nostre cose, di settimana in settimana ci esibivamo nel teatro invece che era da un'altra parte. E a un certo punto, passate le semifinali, andiamo, lo vediamo di nuovo dalla finestra e diciamo: cazzo, noi ci suoniamo lì dentro, tra una settimana siamo lì a suonare. Noi guardavamo lui guardava noi con aria di sfida e alla fine
alla fine ci siamo divertiti, non altro ci siamo divertiti, insomma. Esperienza unica. E alla fine cazzo ci siamo andati, scusate tutti i cazzi. E niente, questo è effettivamente un lungo ricordo, cioè non è un aneddoto, ma è un lungo ricordo ogni volta vedere sta roba. Sì, esatto, cioè per praticamente 7 settimane di... È proprio una di senso... clausura abbiamo avuto questa cosa davanti alla finestra e l'ultima che settimana, esatto, ci siamo andati, siamo entrati, insomma la sensazione è stata un po' di molta emozione, diciamo così, ecco. Sì, il momento in cui eravamo lì sopra, abbiamo visto tutta la gente, è stato veramente pazzesco. E l'abbiamo detto quella volta e lo ripetiamo, non vediamo veramente l'ora di tornare a fare una cosa del genere. Suonare in un posto così è una roba... È vero, boh, il momento più figo per un artista. Solo per l'adrenalina non dormi tipo per i giorni, 3 giorni dopo. Noi abbiamo dormito lo stesso perché eravamo veramente stanchi, però... C'è autoconfutato, per dire. Sì, vabbè, dai, insomma, ci sta la cosa romantica, così da dire, dell'adrenalina. In va realtà, bene. Insomma, non c'era nessuna adrenalina. No, ovviamente in scherzo. Non ce ne fregava niente. Ma scherziamo, è stato veramente tanto bello. Bene, ragazzi, scusate se ci siamo dilungati. Un abbraccio a tutte le rane. Ciao, rane. Ciao. Ci vediamo live. Esatto. Ciao. Ciao.